Ha commentato così il Premier Conte poco fa su Twitter esprimendo la propria soddisfazione, che è anche la soddisfazione di tutta la maggioranza, domani la partenza per Bruxelles. Ma vediamo i servizi di Alessandro Gamberi e Paola Cervelli. Ma ecco i temi della maturità. Scusate. Scusa. Allora, c'è stata come al solito un'interruzione. Mentre il paese affronta con fatica, impegno e sacrificio la più grave crisi sanitaria, sociale ed economica della storia recente, Renzi sceglie di ritirare la propria delegazione di ministri. Appunto, l'evoluzione, insomma, però non c'è una presa di posizione drastica. O c'è la crisi o non c'è la crisi. Va bene, io. Non ti preoccupare, non c'è problema. Noi ascoltiamo te, figurati, Paolini. Aveva i calzoni corti Casini quando ha cominciato. Paoli, non ti preoccupare. A settimana. E appunto si trasferirà alla fine delle visite mediche. Sembrava esserci stato qualche difficoltà tra Pato e la società, ma dopo aver primato gli accordi. Allora, ti dicevo che la prima macchina che c'è è stata quella del ministro Bonafede. Tutti ci aspettavamo che fosse Conte, perché ci si aspettava che il passaggio Chigi-Quirinale fosse immediato. In realtà abbiamo capito, come tu hai anticipato, che il presidente Conte è impegnato a registrare un messaggio proprio in supporto al presidente Conte. Chiaramente questo a lui servirebbe, allora, per guarda, arrivare mi quasi da consigliarti di dargli una gomitata più... con la replica del presidente del Consiglio, poi le dichiarazioni di voto, infine il voto sulle risoluzioni di maggioranza e opposizione presentate sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio. Ma ricostruiamo la giornata di Palazzo Madama sin qui con Alessandro Gamberi. Stesso tono, il Premier Conte è impegnato in un importante vertice in Egitto. Ascoltiamo Conte. Maledetti! Colleghiamoci subito in diretta con il nostro inviato Paolo Fraiese. Paolo. Buonasera, allora sono gli irriducibili ancora accanto a me, un ragazzo che viene da Bergamo, dei signori che vengono da Napoli, sono gli ultimi tifosi. Chiedo scusa. Sindaco di Roma Alemanno ha attaccato il Viminale, ha detto il ministro Cancellieri. Il ministro Cancellieri ha dato degli appelli alla popolazione sabato con due giorni di ritardo, anche lei era male informata. Il ministro Cancellieri, scusate per l'interruzione, purtroppo non dovuta a noi. Lo sciopero dura dalle 21 di ieri e finirà soltanto alle 21 di questa sera. È un lunedì nero per i trasporti. Gemini, anche... È una battuta. No, le mani addosso non si... Bene, purtroppo ritorniamo in studio. È appena entrato anche il vice sindaco Luca Bergamo e ha detto certo, dà sempre spiegazioni a tutti. E appunto, come invece il PD, l'opposizione, chiede che la sindaca, oltre a riferire in giunta, vada anche in aula. Ringrazio per il momento Maria Grazia Gerina, arrivo da Esposito e tra l'altro apprezzo, farei un applauso perché è stata bravissima, malgrado il disturbatore. Il posto di lavoro, poi il corteo è finito intorno alle 18. Scusate, diciamo inoltre che lanciamo adesso il servizio... C'è il solito incivile alle spalle di Laura Chimenti. La manifestazione è motivo per me per portare qua gli sponsor. È ripresa poco dopo mezzogiorno l'udienza qui al Tribunale del Riesame che deve decidere sulla scarcerazione o meno del... Berlusconi coglione, siamo in diretta. Che deve decidere sulla scarcerazione. Coglione. È un coglione Berlusconi. Ci scusiamo, dobbiamo interrompere ancora una volta il servizio pubblico per questi episodi. Innanzitutto vediamo subito le immagini della passerella di Baria, trionfale, puntualissimo, ieri il primo è stato il vicepresidente di Mediaset. Che succede? Berlusconi pedofilo, aia, no, le mani addosso, no, sanno, Berlusconi pedofilo. Rientriamo in studio, Antonello, direi di rientrare in studio, ci sono evidentemente dei problemi. Rientriamo. Che non cosa? Si può toccare questa persona. Chi l'ha detto perché... che non si può toccare? Perché è un pazzo, un mentecatto. È solo per... Senti, questo. Lasciaci lavorare, capito? Lasciaci lavorare. Ma poi vado via, imbecille, passagli il microfono e gli dico io chi è. Ma non perdere tempo qua, lasciaci lavorare. Ma lasciaci lavorare. Passagli l'auricolare. Passagli l'auricolare un momento. Passagli l'auricolare.
passa. Paolini, togli il microfono, togli il microfono, Alfredo! Lei è un cornuto! Ecco, guarda, lascia il microfono, guarda, ma sei proprio... Ma guarda, togli il microfono! Togli il microfono! Ma guarda, caro, è incredibile, è incredibile, è incredibile. Paolini, sei un farabutto, hai capito? Sei un delinquente, va bene? Forza, andiamo, torniamo in studio, andiamo in pubblicità. Gli dai il microfono, pensa tu.